Ciao a tutti! Ciao! Ciao Paquito, che ci Ciao! cucini oggi? Ciao Carlita! Oggi ti faccio una cosa tu e lei, una cosa semicinese, orientale, Orientale, va! giapponese in verità. Vietnamita, Ovvero giapponese, i noodles. noodles. Avete tanto richiesto questa ricetta, in particolare su Instagram, anche sul profilo di Paquito Piccante, che trovate su Instagram come Paquito Piccante. Là abbiamo messo la foto e ci avete tanto richiesto questa ricetta, è vero? Sì, sempre. Anche a me sono piaciuti tantissimo questi. Sono buoni, è strano perché insomma è una cosa particolare giapponese, però è molto, un sapore molto delicato che comunque piace a tutti. Sì. Dai. Allora, noodles, verdure e gamberetti. Ah, noi lo facciamo così. Con i gamberetti. Però insomma si può fare anche la variante di mettere a posto dei gamberi il pollo. Quindi è anche buonissimo. È un piatto, diciamo, completo questo qua, che sono le proteine, i carboidrati e c'è tutto, e le vitamine, quindi c'è tutto. Se c'è qualche vegano lo può fare anche con il... Solo le verdure, quindi senza mettere... Solo le verdure, poi ci può mettere la soia a pezzetti. Ah, il seitan. Oppure il seitan okay, a pezzetti. Dai, iniziamo. Allora, quindi gli ingredienti sono le verdure, carote, come un po' verdure le che verdure mettiamo. Che avete. Noi mettiamo okay. queste. Carote, peperoni, zucchine, porro o cipolla se non avete il porro. E la verza, vedo e qua, la verza. Giusto? Ok, quindi andiamo a tagliare. Allora, andiamo a tagliare le verdure alla julienne, però grosse. Ecco, queste le faccio per far vedere come devono venire. Okay. Vedete, per esempio, faccio una zucchina, va. Ok. Julienne grosse, se no viene una poltiglia. Ah, ecco, quindi perché devono rimanere belle croccanti. Croccanti, bravo. Quindi non bisogna farle troppo sottili. No, no. Ok, perfetto, belle grossolanamente. Il porro come lo tagli? Sempre così? Così, guarda, sempre grossolano. Ah, ok, va bene. Poi mettiamo l'olio in padella. In padella. Versiamo il nostro olio extra. Secondo me per 4 persone va bene. Biologico. Non tantissimo, noi come sapete non esageriamo mai. Poi mettete i gamberetti, che fine hanno fatto? Eccoli qua, gamberi Paquito, l'abbiamo mischiati, gamberetti e gamberi. Andiamo a versarli. Qua dentro mettiamo tutto insieme, ecco qua le verdure. Ma proprio un minuto. Questa è la nostra, guardate che bella ciotolona di verdure. Cioè noi mettiamo praticamente quasi tutte verdure. Pochi carboidrati, quindi poi mettiamo pochi noodles e poche, insomma, gamberetti, pollo. Predominante sulle verdure, ecco qua, tutte tagliuzzate, vedete come sono carine. Poi voi potete mettere, ad esempio, se avete la melanzana, mettete la melanzana, se non vi piace il peperone non lo mettete, insomma. Noi quello che abbiamo, quello mettiamo, è vero Paquito? Sì, sì. In base alla giornata, cioè, dipende anche dalle verdure di stagione che ci sono, che uno può mettere. Versiamo quindi le verdure e facciamo cuocere. Assai verdure, mi raccomando, eh. Le verdure, perché poi dobbiamo dirlo, diminuiscono tanto, eh. Voi le vedete così, ma poi dopo essere cotte perdono molto volume, quindi è bene che ne fate molte. Poi sono anche più salutari. Come cuociono, bello. 4 ore, devono cuocere. Eccoli qua i nostri noodles. Guardate, si sono fatti e hanno cotto, ragazze, circa un quarto d'ora. Questi devono cuocere non tanto, perché sennò viene una pappa molla. Quindi devono farsi anche a fiamma alta, senza coprirli, perché non devono venire tutti spappolosi, devono mantenersi croccanti, vedete? E adesso andiamo a condire i nostri noodles. Come noodles, questi qua li ha comprati Paquito, è vero Paquito? L'ha comprati tipo in un negozio, questi qua, un supermercato asiatico. Ecco, questi qua praticamente sono di riso, sono noodles di riso. Questi qua invece li ho comprati io al negozio biologico. E sono anche questi qua noodles, questi qua sono di integrali di riso. E comunque vanno bene, qualsiasi noodles, ragazzi, insomma, vanno bene.
butta la pasta, sta pullando. Cogietta, no, cala la pasta. Come ho butta la pasta? No, cala la pasta. Cala la pasta. Qui, noodles stanno a cuocere poco, se no due minuti. Morti. Due minuti esatti, ragazzi, se no veramente mangiate la pappa molla. Due minuti, okay. Si ammosciano e poi li mettete sul ah, proprio napoletani, noodles sono napoletani, stiamo facendo, ok. Due minuti. E poi si buttano là dentro nelle verdure. Abbiamo quasi finito. Adesso spezie e spezzette e ci mangiamo. Hai messo un po' di sale nell'acqua di cottura, Paquito? Sì, sì. Ok, perfetto. Eccoli qua, Paquito già li sta versando, è vero? Sono crudi proprio, vedete? Sì, sì, perché poi devono cuocere. Specialmente noi napoletani meridionali la pasta la mangiamo al dente. Sì, vabbè, mo devono stare un altro attimino con le spezie e la salsa di soia qua dentro. Questi sono veramente i noodles alla Paquito. Vi ripeto, invece dei gamberi, ve l'ho detto a inizio video, ve lo ripeto, potete o non mettere nulla, versione vegana, seitan, quello che volete, oppure il pollo, anche molto proteico. Questo è un piatto unico perché ci sono tutti i nutrienti, carboidrati, vitamine, veramente c'è tutto tutto. E è molto leggero perché è povero di grasso come piatto. Adesso ci mettiamo salsa di soia. Vai Paki. Un cucchiaio di salsa di soia a persona. Stiamo utilizzando questa qua Tamari in questo periodo. Comunque qualsiasi salsa di soia non OGM. Io la prendo sempre sempre biologica. Un cucchiaio a persona. Perfetto. Uno e due. Paki, mettere un po' di salsa di soia. Troppo poco. No, troppo assai, venne salata. No, ci vuole. No, un cucchiaio a persona. Non è vero, ci vuole. Poi ci mettiamo un po' di curry. Un poco di curry. Eccolo qua, una spolveratina di curry, ci vuole che dà il suo sapore. E poi ci mettiamo anche un po' di paprika dolce. Paprika dolce, facciamola vedere. Eccola qua la nostra paprika. Vai Paquito, a me mi piace tutte queste spezie e spezzette. Paghi un altro poco, ma come sei le lemosini, le spezie, vai bondano. Io ne metto un sacco, va bene, ok. Poi ci mettiamo un po' di sale, un po' di pepe e un poco di erba cipollina. Questa qua ragazzi dà un bel sapore al tutto perché è stato fatto con la cipolla. Quindi ci va bene l'erba cipollina. Ok. E per finire, ingrediente fondamentale veramente, il sesamo. È fondamentale proprio il sesamo ragazzi, che dà quel sapore proprio croccante, buono. Ce ne vuole tanto. Vai, gira, buonissimo veramente, perché il sesamo assieme alla salsa di soia dà quel sapore proprio croccantino e un poco affumicato, va, come se fosse buonissimo. Guardate come sono belle, sono troppo belle, invitanti, mamma mia, bellissimi. Siamo pronti per impiattarli, sono buoni. Anche un po' di peperoncino io mi metto, però me lo metto nel piatto perché loro dicono che ne metto troppo. Mamma mia, buono veramente. Mamma mia, che squisitezza, va là, va, vai Guido. Dai, mo mangia. A te l'onore, mangia. Vai Guido, fai video, può mangiare posti cose, voi non avete capito. Questi veramente. L'avante è più perché a lui ci piacciono assai questi qua, è vero vai Guido? Sì. Veramente è una cosa che piace a tutti secondo me, Poi a noi che piace la pasta. Però sono di riso, quindi sono ancora meglio. Come sono? Carnita al dente. Oh, stai consumando, ti vedo proprio con questa faccia. Ma sono buono. Soddisfatta, mi fa piacere, guarda là, va. Rosy, vieni. Rosy. E quindi con i nostri noodles vi salutiamo, è vero Paki? Ciao! Speriamo che vi sia piaciuto, questo è un super video, una super ricetta di Paquito che speriamo tanto vi sia piaciuta. Se avete altre richieste lasciate nei commenti, sul blog posto correlato alla ricetta con tutte le sostituzioni, gli ingredienti, tutto quello che abbiamo dimenticato, www.calitadolce.com. E vi mandiamo un grosso bacio, ciao dal vostro Paquito e ciao. Da Carlita, buon appetito, ciao, ciao. Come siete bellini, andiamo là, si sono buoni.
Sta consola vorrebbe uccidere. Ma come sono scucciante, vado proprio nell'intimità casalinga. Ma siete troppo carini, eh? Buon appetito, Rosy e Paki. Ciao ciao. Ciao, stavate bene. Ciao. 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 Ciao Rosy. È per sa voce. È una cosa molto. Aspetta, sa. Rosy. No, non lo mettiamo questa volta qua, promesso. Ciao ciao.